It's always the same, I'm always the blame. When you come along, you tell me I'm wrong. But I love you, girl, please help me make it right. You say it's a crime, well, I come on time. But when I come late, you never can wait. But I love you, girl, please help me make it right. Buonasera, eccomi di nuovo qui a riprendere insieme a voi i fili essenziali del giallo. Mi sembra che molti interrogativi abbiano avuto una risposta. Comunque, rivediamo insieme la situazione dall'inizio. In vista della manifestazione per l'elezione di Lady Telemondo, organizzata dalla World Helicopter Touring, si predispone un piano di rapimento, diremo così, a due facce, una pubblicitaria e una vera. So già la mia parte a memoria, ogni passo che devo fare minuto dopo minuto. Vi rapisco, vi conduco in giardino, quindi fuga a bordo dell'elicottero. Che cosa ne dici? Dovremo tenerla ben stretta. Quando si accorgerà che il suo rapimento non è più pubblicitario, ma che, per merito nostro, è diventato un rapimento vero. Il piano è fatto. Siamo ora alla manifestazione in cui dovrà essere realizzato. E a lei. Grazie. Prego. Molte prego. Grazie. Stevens ha appena iniziato il suo lavoro che sopravviene una svolta drammatica. La polizia è qui per te. Una lettera anonima, ti stanno cercando. Una lettera anonima? Ma com'è possibile? È così. Che cosa si fa? Da questo momento gli avvenimenti si spostano verso altri obiettivi e chi prende in pugno la situazione pensa innanzitutto a rendere inoffensivi tanto Alexander che Stevens, i quali poi imprevedibilmente vengono portati via a bordo di un elicottero. In effetti, il nuovo misterioso protagonista della serata persegue un obiettivo analogo a quello di Stevens, il rapimento di una lady, ma non si tratta più di Jane Glasser, Lady Asso di Cuori, bensì di Consuelo Manero, Lady Donna di Picche. Come ricorderete, è stata proprio Barbara Bennett, la giornalista che ha mostrato tanto vivo interesse per la candidata spagnola, ad annunciarne la scomparsa. Guardate sulle scale, ho trovato la mantiglia. È di Consuelo. E questo direi che è sangue. In sostanza, è fallito il piano di rapimento pubblicitario di Jane Glasser,
come è fallito il piano per il vero rapimento della stessa Lady organizzato da Calmus e Stevens. Ma chi ha tirato i fili degli avvenimenti che hanno portato alla scomparsa di Consuelo Manero? Sebastian, che prima era nella polizia insieme a Sheridan, e da qui l'antica amicizia, e che adesso è investigatore privato della World Helicopter Touring, ha scoperto che Stevens era in contatto con Calmus e vuol sapere il perché. Ho parlato, verrete con me alla polizia. Fermo. Sebastian. Sara, parliamo un momento di questa donna. È arrivata tempestivamente a salvare il marito, ma l'abbiamo anche vista comportarsi in modo strano con Bob Harris. D'altra parte, è evidente che Sebastian sta attraversando un periodo di crisi. Crisi fisica e crisi spirituale. Ma cosa sta succedendo, Sandy? Lo sai anche tu che sono fallito. Senza più la forza o la speranza di cambiare. Sheridan si muove ancora nel buio. Non ha potuto sapere niente da Jane Glasser. Quindi voi non sapete perché quei due uomini stessero in camera vostra? Io? E come? Non può agire contro Stevens. Non ho elementi per incriminarvi, Stevens. Ma è solo questione di tempo. E non è in grado di dare notizie rassicuranti a Isabel Manero, che attende ancora di sapere quale sia la sorte della sorella. Non aveva né amici né nemici. Era qui da una decina di giorni, non conosceva nessuno, una sconosciuta, insomma. Ora chi dovrebbe avere qualche cosa contro di lei? Le notizie giunte via Interpol dalla Spagna farebbero escludere l'eventualità di un rapimento. Si rapisce qualcuno solo per chiedere un riscatto e con l'assoluta certezza che la famiglia possa pagare. Ma qui... Allora Consuelo Manero è stata assassinata. La risposta arriva in una drammatica telefonata alla sede dell'organizzazione. Chiediamo alla Helicopter Touring $1,000,000. $1,000,000 se volete rivederla viva. Certo, è una grossa somma quella che è stata richiesta alla World Helicopter Touring. Se questa decide di pagare, può farlo senza alcuna difficoltà. Ma i dirigenti della società saranno tanto generosi da sacrificare $1,000,000 per Consuelo Manero? Tocca a Gordon, capo della società, e ai suoi soci dare una risposta. E stanno appunto per darla. Ma, tenente, io ve l'ho detto, metteremo nelle ricerche tutto il nostro impegno, noi e la Polizia Federale. Mobiliteremo tutti gli uomini e i mezzi a disposizione, ma non possiamo nasconderci che le probabilità di trovare viva Consuelo Manero sono poche. Per ora abbiamo accertato che le macchie sulla mantiglia sono di sangue umano, gruppo 0 RH negativo, lo stesso indicato nel suo libretto sanitario. E allora? Sia chiaro che noi abbiamo il dovere di presentarvi la situazione com'è. Ma questo non significa certo che vi suggeriamo di pagare il riscatto. Dobbiamo stabilire una linea d'azione e siamo disposti a subordinarla alle vostre decisioni. Ma si tratta di aspettare ancora qualche minuto. Il signor Gordo sta consultandosi telefonicamente con i membri del consiglio di amministrazione. Sapremo subito quali sono le decisioni. Qui, voi lo sapete, non sono in gioco i vincoli affettivi. In fondo per noi la signorina Manero è un'estranea e la somma è enorme. $1,000,000. Signor Carter, voi lo avete movimentato troppo il vostro concorso e non è da escludere che qualcuno abbia perfezionato le vostre intenzioni. Che intendete dire, io? Non pagheremo. È una decisione definitiva? Non pagheremo. E non solo, perché si tratta di una somma enorme, ma perché pagando noi daremo il via ad una nuova forma di ricatto che sarebbe presto adottata da altri criminali. Naturalmente ci auguriamo che la ragazza venga presto salvata e il rapitore punito come si merita. E per questo contiamo sulla vostra efficienza. Bene. E allora vi preghiamo di rilasciarci una dichiarazione in questo senso. Ma perché? Possiamo guadagnare tempo. Finché i rapitori non sapranno che il riscatto non sarà pagato, non accadrà niente alla Manero. Io non ho detto che la dichiarazione sarà resa pubblica, ma noi vogliamo averla in mano fino da questo momento. Ma che significa? Noi ci rendiamo perfettamente conto della gravità delle nostre decisioni e ne assumiamo l'intera responsabilità. Mi pare perciò che siamo perfettamente d'accordo. Ah, ho capito. Per voi dunque sarebbe preferibile che noi accettassimo di pagare. Non è questo che volete suggerirci? No. No, noi vorremmo evitare che domani possiate rivendicare un gesto che non avete compiuto
Noi volevamo pagare, ma la polizia ce l'ha impedito, non ci ha dato il tempo di intervenire e questo sarebbe molto utile per la popolarità del vostro concorso, vero? È un'insinuazione che non accetto. Il vostro atteggiamento non mi piace, di questo chiederò conto a chi di dovere. Liberissimo, signor Gordon, intanto noi dobbiamo dare il via alle ricerche. Va bene, dateci almeno 12 ore di tempo e... No, l'operazione avrà inizio immediatamente, ne assumeremo noi tutte le responsabilità. Vi scongiuro, aspettate. Se si saprà che l'elicotto Enturi si è rifiutata di pagare, per mia sorella non ci sarà più speranza. I rapitori non avranno pietà di lei. Lasciateci tentare, aspettate. Il signor Gordon non paga, ma noi non ci arrendiamo. Lanceremo un appello alla televisione. Sì, è una grossa somma, $1 milione, ma io spero che ci sarà molta gente disposta ad aiutarci. Quello che vi proponete richiede tempo e noi dobbiamo fare presto. La Record Company ha già messo a nostra disposizione le sue emittenti. Oggi stesso potremo lanciare un appello alla televisione. Ma i rapitori non dovranno ancora sapere del rifiuto di Gordon, altrimenti tutto sarà inutile. Troveremo il modo per guadagnare tempo. La situazione è difficile, ma faremo il possibile per aiutarvi. Grazie. Sì, l'elicottero quella sera lo pilotavo io. Va bene, questo è chiaro. Ma cerchiamo di ricapitolare con ordine. Che cosa è accaduto prima? Eravamo appena arrivati alla villa, noi dell'organizzazione. Le ladies le aspettavamo per il giorno dopo. Sebastian mi mandò a chiamare. Un lavoro particolare, Russell. Un incarico di fiducia. Delicato. Va bene. Di che si tratta? Per la sera della finale del concorso, all'ora che ti indicheremo, dovrai pilotare l'elicottero fino alla radura della sorgente. Dovrai studiare attentamente l'itinerario in modo da evitare qualsiasi incidente. È facile, è a poche miglia da qui. Molto bene, bravo. Con te a bordo verranno loro. La signorina Jean Glasser, a quanto già sappiamo, sarà una delle 8 finaliste del concorso. L'unica a rappresentare il nostro paese. Il signor Alexander le terrà compagnia. Sono buoni amici. Capisco. Ma non è tutto, Russell. Questo sarà una specie di messa in scena. Ah. Le cose saranno organizzate in modo tale da far pensare a un rapimento. Un tale rapisce la lady e fugge con lei in elicottero. L'avvenimento suscita sensazione e serve a dare un ulteriore motivo di interesse per il concorso. Beh, ma allora non è così semplice. Infatti ho parlato di un incarico di fiducia. Voi dovrete accompagnarci solo fino alla radura, il resto provvediamo noi. Ma non avete pensato, la polizia... Non preoccupatevi, scomparirò solo per 3 giorni e poi sarò di ritorno. Dirò che il mio rapitore si era innamorato di me e mi ha lasciato andare. Ma può darsi che nessuno ci creda, ma intanto il colpo pubblicitario c'è stato e tutto finisce bene. Per questo avrai un premio di $2000. Gli accordi erano questi. Ma poi sapete che cosa è successo? E allora io non me la sentivo più di tacere. Quella donna è in pericolo, io non voglio responsabilità. Il signor Sebastian non vi ha detto per conto di chi vi faceva questa proposta? No, non l'ha detto. Ma parlava a nome della compagnia, era chiaro. Chi ha portato quei 2 uomini a bordo dell'elicottero? Io. Ecco. E questo non era previsto, mi pare, no? Lo so. Ma mi chiamarono al telefono e mi dissero che era accaduta una cosa imprevedibile. C'erano 2 uomini svenuti sopra l'ascensore privato. Dovevo portarli in elicottero e partire subito. Che potevo fare ormai? Chi vi ha chiamato? Non lo so. Andiamo, una voce maschile o femminile? Era un uomo, questo è certo. Voi conoscevate i 2 uomini a bordo dell'elicottero? Uno sì, era Alexander, quello che avrebbe dovuto venire via insieme alla ragazza. L'altro no. Ma poi ho visto la foto sui giornali. Si chiama Stevens. Sarà bene che nessuno sappia di questo nostro colloquio. Intesi, Russell? Altrimenti non avrete fatto niente di utile. Ed è grazie alla collaborazione della Record Company, che ha messo a nostra disposizione le sue emittenti, che possiamo lanciare questo appello. Siamo qui a chiedere l'aiuto di tutti. Nei giorni scorsi vi siete interessati a Consuelo Manero soltanto per la sua grazia, per la sua simpatia. Ora noi tutti dobbiamo pensare a Consuelo come una donna che sta vivendo, io credo, le ore più terribili, le ore più angosciose della sua vita.
e che potrà salvarsi solo grazie alla vostra solidarietà. Aiutateci a salvare Consuelo Manero. Questa giornalista sa il fatto suo. Magari non gliene importa niente della ragazza, ma fa tutto come se ci credesse davvero. Bisogna fare in modo da andare d'accordo con lei. È pericolosa. Non ho certo molta simpatia per noi. Ti ho fatto avere gli articoli che hai scritto sul concorso e sul nostro conto. Ma non è il caso di pensare a risentimenti personali. Il gioco è diventato grosso e noi dobbiamo essere abili. Intanto leviamoci dai piedi le Levis e i giornalisti. Non c'è più festa qui. Se tutto il mondo sta in ansia per Consuelo Manero, anche noi dobbiamo essere preoccupati e sostenere la nostra parte. È il minimo che possiamo fare. E il concorso? Abbandoniamo tutto? Non abbandoniamo niente. Aspettiamo. L'importante è che si sappia che l'helicopter Turing partecipa al dolore. E se l'appello non avesse successo? Se non si raccogliesse la somma richiesta dai rapitori? Ma basteranno 24 ore, quella donna avrà messo insieme $1 milioni. È tutto indovinato. La situazione, l'iniziativa, l'atteggiamento, le parole. Bisogna tenere buoni i giornalisti. Dovranno scrivere che noi siamo amareggiati e mortificati per la posizione che abbiamo dovuto assumere. Voi penserete subito ad affittare un cottage per la giornalista. Dobbiamo facilitare i suoi contatti con i rapitori. Posto fuori mano, naturalmente. Voi, Sebastian, la affiancherete. Non possiamo lasciarla sola ora che si è assunta un compito così difficile. Starete con lei notte e giorno e le darete ogni possibile aiuto. E anche questo i giornalisti lo devono sapere. L'investigatore privato Sandy Sebastian dell'helicopter Turing collaborerà attivamente con Barbara Bennett. Vi ringrazio, signor Gordon. Se ti vuoi cambiare, eccoti un vestito. Mangia. Prima o poi ti deciderai. Puoi stare tranquilla. Quella giornalista sistemerà tutto. Sai che cosa ha detto alla gente in televisione? Dateci $1. Soltanto $1. E ci vuole così a fare $1 milione. Mangia. Sto male. I sonniferi che mi costringete a prendere. Che devo fare per stare sicura? Legarti? Imbavagliarti? Col sonnifero sistemo tutto per te e per me. E poi tra qualche giorno tutto questo sarà finito. Ma che donna sei tu? Saresti pronta ad uccidermi se facessi un qualunque tentativo per fuggire. Certo. Perciò non ci provare. Su. Mangia. Stupida! Ho paura. Mi uccideranno, anche se avranno il denaro. Ti scongiuro, lasciami andare via.
Non ti tradirò mai. E poi, che cosa so io di te? Non conosco nemmeno il tuo volto. Sta calma. No, io ignoro tutto. Non ho preso alcuna iniziativa del genere. Ne ho dato incarico di prenderla né a Sebastian né ad altri. Jane Glasser per me era solo una delle ragazze selezionate per il concorso. Quanto a quel pilota della nostra compagnia, come si chiama? Russell, Robert Russell. Appunto, Russell, lo conosco appena. E l'altro uomo? Roy Alexander. Ecco, quello. Non so nemmeno chi sia. Io non so niente, non ho mai sentito niente. È la prima volta che sento parlare di questo finto rapimento. Conosco appena il pilota Russell e ignoro chi sia il signor Roy Alexander. Ho incontrato più volte la signorina Glasser come le altre partecipanti al concorso. Faceva parte del mio mestiere. Basta così. Grazie. Dunque, sei stata a parlare con Carter e ti ha detto che ignorava tutto sul finto rapimento di Jane Glasser. Poi Calmus ti ha ripetuto la stessa cosa. Ecco, cominciamo da qui. Credi più a me o a loro? Ma hanno mentito tutti e due, su questo non ho nessun dubbio, solo hanno fatto in modo di coprirsi le spalle. Tutto questo del resto non ha molta importanza per il momento. Tu piuttosto perché sei stata a cercare Stevens? Ho frugato fra le carte di Calmus e ho scoperto che aveva l'indirizzo di Stevens. Calmus conosce Stevens, capisci? E allora... Hai pensato che una volta fatto il piano per il finto rapimento di Jane, Calmus ha avuto l'idea, diciamo, di agire da solo, un rapimento vero anziché finto, con relativa richiesta di riscatto. Un bel colpo, $1,000,000, e per portarlo a termine ha chiesto la collaborazione di Stevens. Ecco, proprio così. Ma allora, quella lettera anonima, tu sei venuto alla festa proprio per la lettera anonima. Diceva che sarebbe venuto Stevens perché aveva organizzato un certo colpo. Non sarà stato Calmus a scriverla, tantomeno Stevens. E perché no? Stevens mette in guardia la polizia, poi si presenta alla villa e fa in modo che tutti lo vedano. Quindi scompare in quella strana maniera e al suo posto agisce il complice. Resta soprattutto da stabilire perché invece di Jane Glasser viene rapita Consuelo Manero. Un po' fantasioso, direi. Con molte lacune. Ci sono molte cose incomprensibili. Senti... La compagnia ti ha affidato un incarico di fiducia. Aiutando quella giornalista, Barbara Bennett, aiuterai noi della polizia. E non ti preoccupare per la storia del finto rapimento. Per ora, tutto resta fra noi. I casi sono due. O qualcuno ha avuto la nostra stessa idea. Sarebbe buffo, no? Già. Oppure ha saputo delle nostre intenzioni e ci ha preceduto. E questa seconda ipotesi potrebbe essere la più valida. E chi sarebbe stato? Io ho provato a pensarci, però non ho trovato nessuna soluzione. Eppure ci sarebbe. Cioè? Tu stai pensando a qualcuno in particolare? I casi possono essere anche tre. Io mi sono fidato troppo, tu sei più furbo di quanto non sembri. Ci ripensi e mi metti da parte. Voglio dire... Ci provi. Pensaci bene, Calmus. La prospettiva è grossa. Se va bene, possiamo sistemarci per tutta la vita. Stammi a sentire, Stevens. Questi discorsi non servono a niente. Ho avuto un'idea, ma è andata male.
e mi rassegno. Ho paura e non voglio perdere quello che ho. Io mi ritiro. Ho capito. Dunque, se non sei stato tu, ha fatto tutto Alexander. La faccenda è precisa. Tutto calcolato alla perfezione. Pensa un po'. Gordon non tira fuori un centesimo e c'è subito chi pensa al suo posto a mettere insieme un milione di dollari. Può essere solo un caso questo? Siete di partenza? Ancora non lo so. Dipende da quello che c'è da fare. Alexander, voi non siete uno che da solo può andare lontano. Li conosco, quelli come voi. Bisogna che qualcuno li guidi. Se no, prima o poi affogano. Perché non parlate più chiaro? Voi dovevate rapire Jane. Un po' di pubblicità al concorso. Io invece avevo pensato di farlo sul serio e con tanto di riscatto. Sono chiaro? Andate avanti. Qualcun altro ha preso il mio posto. Già. Invece DJ hanno rapito Consuelo Manero, la donna di Pic. È cambiata la donna. Ma il resto è rimasto tutto come l'avevo pensato io. E allora che cercate da me? Attenzione, Alexander. Da solo non ce la fate. Finirete male. Perché invece non facciamo a metà? Sarò un fallito io, ma non sono un criminale. Andatene. Mi dispiace per voi. Non sapete quello che perdete. E adesso, prima di me, vi parlerà Isabel, la sorella di Consuelo Manero. Grazie. Grazie a tutti. Vorrei poterlo ripetere ad ognuno di voi. Siete stati molto buoni. Senza il vostro aiuto non avremmo mai potuto salvare Consuelo. Quello che voi potevate fare, amici, grazie. Voi l'avete fatto. Ora tocca a noi. A me, in particolare. Bene. Io mi auguro che i rapitori sapranno rispettare i patti che ci hanno imposto. Così come li rispetteremo noi. Io consegnerò il milione di dollari dove, come e quando vorranno. Salve. Allora, non so quando ci rivedremo, io ho pensato che sarà bene parlare un po', no? Vi ringrazio, ma sono certa che saprò fare la mia parte. No, voi dovete solo garantirmi che non interverrete in alcun modo. La mia intenzione è molto semplice. Io esigerò che Consuelo sia liberata e consegnata a me nello stesso momento in cui verserò il denaro.
Sarà denaro buono nel taglio richiesto, senza contrassegni. Certo, certo. In ogni modo ci sarà Sebastian a coprirmi le spalle. Fatemi venire con voi. Potrei esservi utile. No, vi ho già detto che questo non è possibile. Voi non avete un'arma, immagino. A che mi servirebbe? No, non siate così sicura. Avrete a che fare con criminali della peggiore specie. No, prendetela. Con l'augurio che non siate costretta ad usarla. Se non altro, un colpo sparato in aria potrà servire da richiamo. No, non preoccupatevi. Non avrebbe potuto seguirmi nessuno, sono venuta in motoscafo. È arrivato per voi alla sede dell'organizzazione. Sì, sì, Gordon ha incaricato me di portarvela. Certamente l'hanno mandato i rapitori di Consuelo. Per caso qualcuno l'ha già aperto? No, no, certo. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Cos'è? Una ricetrasmittente, direi. Domani giovedì alle 6:00. Sul lago. Alla punta di Soco, sulla riva dei Canneti. Troverete un canotto a motore. Allontanatevi una cinquantina di metri dalla riva e aspettate fino a che riceverete altre comunicazioni a mezzo della radio. Per usarla troverete le istruzioni nella scatola. Ecco, sono queste. Benissimo. Dunque, il denaro deve essere per un terzo in biglietti da $1,000, per un terzo da 100 e il resto da $50. Domani alle 6:00. Avverto subito Sebastian. Vieni.
Eccola, un canotto. Sì, sì, è certamente il nostro. Che facciamo? Mancano pochi minuti alle 6. Allontaniamoci dalla riva intanto. Direi che siamo alla distanza giusta. Spengo il motore. Sentiremo meglio la radio se ci chiama. È meglio, sì. Molto nervosa, vero? Non riesco ad aspettare. Vorrei che... tutto avvenisse subito, senza tempo per pensare. Un po' di whisky? No, no, grazie. Sono Barbara Bennett, mi trovo al punto indicato, passo. Bene, spostatevi verso la punta, restando alla stessa distanza dalla riva. Richiamerò io. Partiamo subito. Sì, Sheridan. Sono Gordon, ci sono novità? No, signor Gordon, nessuna novità finora. Allora non c'è che da aspettare? Naturalmente, non possiamo far altro. Aspettare. Sarà bene fermarsi, che ne dite? Sì, penso di sì. Pronto? Sì. Chi è l'uomo che sta con voi? Sandy Sebastian, un investigatore che lavora per l'helicopter Turing. Capito. Allora venite a riva, ma scendete soltanto voi. Lui dovrà allontanarsi e ritornare col canotto dove siete adesso. Aspetterà lì finché non lo chiamerete. Avete con voi il denaro? Ma sì, tutto come avete detto. E Consuelo? È qui vicino. Vi aspetta. Ma allora fatela parlare. Voglio sentire lei, la sua voce. Pronto? Avanti, rispondete. È qui vicino, vi ho detto. Non è accanto a me. Tra poco la vedrete. Raggiungetemi subito col denaro e io vi accompagnerò da lei. No.
Non vi consegniamo il denaro se prima non la vedo. Pronto? Parlate! Mi sentite? Voglio vederla prima. D'accordo, venite a terra. Lasciate il denaro a bordo. E anche la radio. Così poi comunicherete voi stessa con l'uomo che vi ha accompagnato. Venite avanti. Entrate nel capanno. Dov'è Consuelo? Quando ho parlato alla televisione mi avete certo ascoltata. Sono stata chiara, no? Ho detto che avrei consegnato il denaro, ma prima volevo vedere Consuelo libera. Chiamate quell'uomo. Ditegli che Consuelo è salva. Di portare il denaro e di tornare subito indietro. Parlate. Pronto? Pronto? Sebastian, ascoltatemi bene. Consuelo è salva. Portate la borsa sulla riva e poi tornate indietro. Bene, provvedo subito. Portatemi con voi da Consuelo, che avete da temere? Vi giuro che qualunque cosa dovessi vedere non vi tradirò. Dovete avere fiducia in me. No, Sebastian, no! Dov'è Consuelo? Non potevo portarla qui. La raggiungeremo tra poco. Quando? Il denaro è pronto, però dobbiamo essere certi che servirà a qualcosa. Non faremo niente contro di voi, ma vi accompagneremo. È distante da qui? Perché non rispondete? Avete la nostra parola, non vi accadrà nulla.
purché sia salva. Basta, Barbara. Prima voglio vedere Consuelo e poi consegneremo il denaro. No, aspettate ancora, Sebastian, vi prego. Non mi fido. Alexander. Signor procuratore, possiamo far entrare? Sì, signor procuratore. E lui è Roy Alexander. Sì, Alexander. Alexander, sì. Lo confermo. Non l'ho mai visto. Così? Tutti voi conoscevate Alexander, tutti meno il signor Carter. Lo confermate, vero? Non l'ho mai visto. E non gli avete mai parlato? Neanche per telefono? Mai. Io sola lo conoscevo bene. Pensai di aiutarlo, così lo presentai a Sebastian. Non potevo certo supporre che sarebbe finita così. Tuttavia, signor Carter, anche voi eravate a conoscenza che Roy Alexander aveva una parte nel vostro piano per il rapimento, diciamo, pubblicitario. Sì, ma ne sapevo solo il nome. Cercate di ricordare bene. Oggi abbiamo fatto qualche passo avanti grazie ai ritorni di memoria. Calmus e Carter avevano dimenticato di aver organizzato insieme a Sebastian il finto rapimento di Jane. Ma adesso il ricordo è tornato. Era un'idea pulita, doveva servire solo per fare pubblicità. Era, ma poi è cambiato tutto. C'è stato un rapimento vero, un uomo è morto. Forse proprio perché era complice di uno di voi. E perché non pensate che Alexander abbia fatto tutto da solo? Giusto, Calmus. La sera del rapimento, chi ha agito al posto di Alexander quando è finito privo di sensi nella camera di Jane? Avete una risposta per questo? Per me Alexander ha tentato di bluffare. Non aveva idea chi fossero i rapitori di Consuelo, ne pensava certo di salvarla. Si limitava a intascare $1,000,000. Certo, è possibile. Grazie, signori.
Sui giornali c'è la foto di Alexander, quello che è stato ucciso. Meno male che quel Sebastian non gli ha creduto. Se no, come finiva per te? Allora, sbrigati a registrare la nuova telefonata a quella giornalista. Ecco il testo. L'uomo ucciso non aveva niente a che vedere con il mio rapimento. È stata una fortuna che l'abbiano tolto di mezzo. Telefoneremo ancora per indicare l'ora e il posto per la consegna del denaro. Vi richiamerò presto. Io sto bene. Molto bene. Non fate intervenire la polizia. Ve ne scongiuro. Bene. Vedrai che ormai ci resterà poco da aspettare. Ti porto subito la cena. Torna subito di là. Finisce mai questa notte senza di te. Non finisce mai il mio grande amore per te. Già risplende in cielo la luna piena ed io serro i pugni sulla mia pena aspettando.
riesce mai.